Simona Rinieri, il capitano della Vini Monteschiavo, che si sta preparando con grandissimo entusiasmo, anche con grande impegno, alle finali che si svolgeranno a Jesi sabato 14 e domenica 15 marzo. Capitano, ci spiega un po' come funzionano queste finali? Allora, la prima semifinale è la nostra partita, quindi noi Monteschiavo, Banca Marche e Jesi contro l'Leningradka di San Pietroburgo, una squadra russa. La seconda semifinale alle 19 invece Panathinaikos Atene contro Albacete, una squadra spagnola. Sono squadre simili a voi? Ci sono delle differenze importanti? Dunque, la squadra che affronteremo noi, squadra russa, di solito hanno un gioco molto più alto, mentre questa ha alcune giocatrici di stile tipico russo, quindi molto potenti in attacco, però hanno anche inserito varie giocatrici che sono esperte anche sul gioco veloce, quindi una squadra un po' atipica, mentre la squadra spagnola e greca ancora non le abbiamo viste né studiate, perché ci stiamo concentrando prima su quella russa, però comunque conoscendo gli stili di gioco sono un po' più brave in difesa, quindi scambi più lunghi, molte azioni spettacolari normalmente, però un gioco molto più simile al nostro. Nel corso della presentazione sia il presidente ma anche gli altri sponsor e comunque il sindaco a nome della città si sono raccomandati di dare il massimo, sicuramente farete tutto il possibile e anche l'impossibile. Sì, perché sanno benissimo che non veniamo da un periodo facile, pieno di tanti infortuni, molte giocatrici non sono al top della forma, però io sono ottimista, penso che possiamo conquistare semifinale e un'eventuale finale anche in queste condizioni. Bene, quindi anche noi ci uniamo a questo auspicio, tantissimi in bocca al lupo per le finali che si svolgeranno il 14 e il 15 marzo alle Palatriccoli.